presentare queste tradizionali maschere carnevalesche che ogni anno in questo periodo si rappresentano a Castelbuono. Innanzitutto vorrei ringraziare pure un mio collaboratore, perché abbiamo partecipato insieme a dare queste battutine a questo gruppetto, e un altro ringraziamento va al presidente del comitato, che è un fanatico di carnevale. Lui in questo periodo vorrebbe essere, non so, a Rio de Janeiro, a Rio... Comunque, un grazie a tutti voi, e allora andiamo a presentare il gruppo che si chiama I Puddasciuna, e vi presentano la maschera Non ci resta che piangere, considerato il momento politico ed economico che il paese sta attraversando, anzi... Non ci resta che piangere, anzi, di sparare i voci. Buonasera allo Signore. Come ogni anno siamo qua per sparare di cose storte che ci sono nella città. Parleremo di politica e di fatti negri e rani. E non so cosa succedeva, specialmente in questo anno. Osservammo tutte cose, l'appuntammo a una, e sentite che vi conta ora un gruppo di puttasciuna. Quante cose abbiamo scritte, cose brutte e cose belle, di spalline, cannezzare, di cioline e peppenelle. Dammo pure una scigliata, e chi siano capumata, senza offesa, ma custela, ora cerco lo cervello. C'era pure una cosuzza, o compagna Sant'Annuzza, per orgoglio per qualcuno che appartiene a un faciglione. Ma una cosa a tutto quanto vi volevo ricordare. State calma, non mi arrabbiate, perché canna lavare? I puttasciuna vanno a ritornare, che te Ave Maria se presentare, anche se sto meglio non sa la fare, per spotteranno a poche si sforzare. Se perciò te andai in nare, a ne sembra un grande avare, per sparrare a cuoie, forse un giorno pure a te. Quando appena sono giunti, speri mani, sono pronti per l'applauso e per risate, i puttasciuna sono tornati, per l'applauso e per risate, i puttasciuna sono tornati. Avevano ragione, non dissero all'anno, picciotti che facete, che state con manani. Come minimo, guardi, siete nessuno pazzo. Volete presentare i maschere nei ghiazzi? Facete una spolata, girate sciate sciate. Ma se era il nostro teatro, sta sempre recitato. Assettate un boccione, è come se ti fossero un carco. E non dritta dritta, e sopra un cavo col parco. Pigliate d'euforia, o li vose mascutare. Però non addonammo. Come faneva canna lavare? A Wanda, l'assessore, non sa può pigliare a male, se noi non concorriamo, ma ne curriamo i sali. Perché è inutile fare prima riunione, discussione, tradizione, e poi all'ultimo fa finisce a delusione. Come ora all'anno, canna ne promessero me l'una, sapete quante? E ne lasciare una mano da ria e una davanti. Forse fu colpa della burocrazia, qualcuno pensa. Non ne va a finire da tanto proclamata trasparenza. Ne venne di sparare i voci, bella madre. Quando per premio si presentarono con quadri.
tra litografia, non era Sant'Annuzza con tutta la faciglioneria. Una cosa che sta giunto non ha potuto calare. Amante di cultura, come posso riganciare? Avevo un teatro veramente bello, voi ricordate, si chiamava Fontanella. Un buon architetto, un costruire muratura. Dicevano che era la scala in miniatura. Ma negli anni 50, per il rinnovamento, o distruggere tutte giubbette monumenti. Aggiunta che oggi tempo o paese come andava, sorti come nazione, pure i faciglioni si trattava. Per 40 anni e passa, nassuppammo su cascione, dove ci facevano un cinema e un viglione. Tornando ai giorni nostri, questa amministrazione ne consegna il parco e ancora delusione. Una sala e una platea, esclusi i camerini, ci fecero un deposito di un corpo di spazzini. I camerini invece stiranno pezzi d'eroe per l'agricoltura o trasformare un pesciatore. Se non fosse per voi che sono organizzate, non avessero giri sul gruppo mascherato. Ringraziamo a tutti dell'ospitalità e di battute in mano che questa sala ci farà. Ma una cosa lo diciamo prima che ne andiamo, su un consumo di agio, ma già non recitiamo. Vi ricordate, ma quando era bello, quando un milione era Fontanella, lo organizzava come per gioco, tutto Mazzola della Prologo. E si faceva pure lezione da reginetta e messe veglione, e si ballava con la coccarda, ma senza sordi se ne cava sarda. Vi ricordate quando fu da cera che ci voleva di carabinera e tutti i mura erano sudati, quanto applausi e quante risate. Se fu per un progresso o per l'evoluzione, cangiava la situazione, moriva la lezione. Se un fosse per voi che sarà organizzato, speranza del comune, fossi mesciato, se un fosse per voi che sarà organizzato, speranza del comune, fossi mesciato, sciato. Un punto di programma, l'amministrazione e chi di territorio ha disoccupazione. Aggiunte ai consiglieri, un mare di confusione. Ma non ti viene in testa come trovare la soluzione. Come ci fare questo? Come ci fare questo? Sul russo a pulmonare? E stendere i capelli? Usino Cucciolino, incaniato come mai, se vera barriuto e carico di guai.
Allora io intervengo e ci dici da così. Ma figurate se succede che si chiude l'articolo 23. Per me è cosa grave che stanno dicendo pazzi. Mi sta fumando la testa, mi sta rompendo. Sì, ci disse allora l'assessore Peppe Norata. Non mi dannate più, ma venne a pensare. Carinca, hai un'idea davvero originale. Pigliamola per fissa con un progetto sociale. Che ne pensate? Vedremo che venne a fare. Un paese è che di mosche. Ma andiamo a pompiare. Già pompiamo. Oppure, noi in auge pensate intelligente. Portare il caro comune a aiutare a convenire. Che giga dici tu? Ma pare troppo bello. Pigliava e ci disse o professore Peppanella. Ma se hanno a travagliare almeno qualche mese, facciamo qualche cosa che serve più paese. Allora io lo dico, ripiglia l'assessore, pensate a noi in auto, mi piacerà secondo. O poi di mannale, andando a passare il cavo comune, ci fossi poziare e risanare qualche bandone. Armate di sapone, di pale e di carteggia, pigliamoli davanti o ci manca la testa. Mamma che puzza, c'è pala via, ca ogni nasca si arregria, ma per amore di travagliare, vedi sotto i mestieri, sti consiglieri, ne va ne fa. Vedi sotto i mestieri, sti consiglieri, ne va ne fa. Per prima cosa, secondo quanto disse l'assessore, sapeva poliziare un ponte di passi scuri. A tutto quanto, ci venne una confusione tra carcasse di frigorifere e di televisione. Qualche carteggia pure si inchieve. Le faccio mettere! Oh! Preservatevi! Una quantità sproporzionata! Non ci capiva manco fuggiata! Ce n'era una che fuori nasceva! Oh, brutta bestia! Quando la viva! Quando era bella giornata, si parlava di disoccupazione. All'assessore Morata venne in testa un'ispirazione. A tutti i disoccupati, o comune della Repoglieva, ci dette male Zappone. Vedi che festa c'è fu, canna fa, non si sa, cova cam, cova dam, ogni aruna per la sua mansione, c'è cubata per circolazione, sonne tutte, che farate, con le ponte, con le strade, come museo e come castello, nata poche sono a panarete. Certo che di tutto, il che un mescanete, su chi che travagliano, o non si panarete. Perché dopo una giornata di travagliare, arrivata a casa, hanno sempre di sciogliare. Quando vei arriva a casa e somma o vannelia dice di Gio mamma mia te ci mirte pure tu con te cave si inchiappate e gli vieta tutte panne. No!
c'è un colpo di lezione, mentre la madre col sapone rasca son se in quantità. Tutta casa è rimpezzata, dentro vede la speciale, forse è meglio da vagliare, da tornare da cose. Forse è meglio da vagliare, da tornare da cose. A Caselbo, come in città, c'è pure un circolo da realtà. Navo te soce, è il gente normale, e come me, stava a essere domato. Ma ora è tempo, purtroppo sentire, e ci sono gente di tutti i mestieri. Mimmo c'è l'uffo, all'occasione, mi approfittava la situazione. E se vuoi pure, prima prova, tra poverai, che ne lo. Dottore, una cosa è sicura, ma che danno in agricoltura? Basta che so ho qualcuna facciata e già si sente realizzato. Che bella coppia, dice un passante. Certo che disse, su gente importante. Ma un forte dubbio, una mente savanza. Chi se circola di cultura o di ignoranza? No, io so che si tesserare. E a che soggetto mi fa scappare? Pensa che può fare assessore! E a che ne lega, un muratore! Questo è un tipo intellettuale! Ogni domenica accatto il giornale! Su te avvisa, tingia la chita! Tu va bene a tutta la testa! Ma c'è qualcuno che ha questo bruce? Chi se tu legge? O c'è tu una luce? No, un campione ne avevamo scordato. E chi se è sicuro che è titolato? Il è un dottore particolare. Tutti i servaggi di qua, i bondatari. Altri caconte, oppure barone. Stiamo parlando di Benedetti Scaglione. Nasto circolo. Adesso l'ercole legge vede, c'è qualcuno però capabile con questo socio di tesserare e a me ne arrivo a curare. Meno male che dei componenti c'è stato ignato il presidente. Qui so costume, qui so uso, quando è stampato, quando è oroso. Ma che nobiltà, nasto circolo che ci sarà, persone bene e decere, dintro circolo delle civele, sale ne mra, tutto il giorno ne età de già, e ci nuove cuore, arrivone capo direttore, giorno non so che se va, tutta gente se lo chiederà, certo faranno cultura, visterà su tutte le professore. C'è un tornale se legge, c'è un mezzo da io passeggio, ma ancora non mi spiegate, perché riesce le ha formulate, ma ancora non mi spiegate, perché riesce le ha formulate. Un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore è l'approvazione di questo piano regolatore. Tra gli argomenti di sta maggioranza è chi che ha rivisto più importanza. Quando sono torna tutti questi mesi per risollevare i sorti paese, non state sane di travagliare e dopo anni che ne presentare. Un consiglio di vincolo e limitazione, ma non ne so il tono di espansione. C'è sull'albergo, c'è l'aeroporto, ma i cristiani che passano a porta, tu
una mappa tua da sto borbono. I maglialoni di Remura, l'impresento di architettura, fanno a passare a costi come so. Anche se c'è che non viene su ciò. Disse esemplare, ne esiste qualcuno, grazie a Mattia e a Pangone. Quando a provare sta mozione o consiglio, o prima a votarla, un doni, o figlio. O piano è esposto già a Batia, e tutto il giorno si è alla mia. Ognuno corre e gira a tagliare, usa terreno come un zumare. Quando uno arriva a pezzata di mura, trova di carta di mille colore. C'è acqua cosa, ci pare un po' osca, ci pare la pavda di mura di osca. Allora piglia e volesse capire che c'è scritto, che vuole dire. Perché capisci un po' la situazione, resta a una crisi di depressione. Di su e di sotto, di tutti i lati, un territorio è vincolato. Tutti i terreni, buone in pianura, sono vincolati per l'agricoltura. Se sta la carta per l'architetto, allora la cosa può cambiare aspetto. L'esperatore di sta situazione fu l'architetto Lorenzo Bonomo. Quando faceva un progettista, allora viva più larga la vista. Faceva pelle. Paranormale! E un lutaleava l'impatto ambientale. Faceva pelle paranormale e un lutaleava l'impatto ambientale. Ma ora che entra tra siamo comune, tornava al vecchio amore o faci giù. Come più volta non sono felice fino all'azione di suo amici e ne amore. Lo fai parlare, un sacco di gente, un sacco di denaro. Però una cosa hai deciso, ora che manca, apprezzamo l'amico. I consiglieri riguardo lo piano sono divisi in gruppi cristiani. Chi ti ha succiumato la legge, hanno per sempre solo partite. Libera l'este di stuomo, scegliere invece o faccio. Una cosa tutte però vanno a dire, che è un paese commosso freddo. Se questo piano è approvato, caccia di buona è consumato. Porterà disoccupazione, oltre a miseria e disperazione. Ma a voi questo non interessa. Qualsiasi cosa per voi è la stessa. Se c'è una cosa che consola e che siete tutti maestri di scuola. Se l'operaio non ha che fare a questo piano un po' tagliare, per voce ha pignata sempre se mette. Date la vivo quando sente. Però diciamo a questa manifestazione, basta lasciare questa posizione. E va bene il suo paesaggio. La vado faticone, lasciate giù Martì. Questo paese tutti, i muratori, aspettano il locale regolatori, tutti disoccupati, un c'è che fare, e la mattina si la sua piazza a passeare, tutti calucamani, come lo fele, sperano che c'è conza, ora mi gelo, chi se è un architetto eccezionale, ma ci interessa solo l'impatto ambientale. Certa, certa che porterà per lo bene di sta città. Bene a Dio comune, verate te lo faccio io. Buttare qualche cartazzo. Un segame maggiorino dice che però la città è antica. Si è rifatta i borboni, un generale a tre.
persone, ad gente vegliare, per storiare potere copiare. Abbia gente migliare, per storiare potere smorfiare. La speranza che non ci affiniamo, pure per l'anno, non ci affiniamo. E ora tutti vi salutiamo, siete contenti, ne partiamo. Ora il gruppo se ne va, e di sparare abbiamo un bruto. Anche questo carnevale è passato meno male, non c'è niente più da dire, è giunta l'ora di salutare. Allora proprio abbiamo concluso questo capitolo ormai chiuso. Allora proprio abbiamo concluso questo capitolo ormai chiuso. Presidente, ci è del primo anno.